video di Ocarina of Time. Lo so che questo è un gioco vecchio, però vabbè, sarà una serie e vi invito a iscrivervi e a lasciare un like. E iniziamo. E vi dico che i testi sono in inglese e non li leggerò ovviamente perché non so tanto, e non leggerò i testi, quindi vabbè. E praticamente Aishi dice che dobbiamo andare dall'albero d'Eku, ci svegliamo. E qua inizia la nostra avventura. Foresta Kokiri. Necessario. E adesso dobbiamo andare a prendere la spada e lo scudo. Quando ci sono dei lupi
è un segreto che qua c'è qua dietro o qua dietro, no qua dietro ci sono 5 rupie che serviranno per comprare lo scudo. La spara si trova qui. Dobbiamo rotolare, scavalcare questi cosi, questo staccionato, andare in questo buco e poi ci sarà una palla rotolante che dobbiamo evitare. Se no ci facciamo male ovviamente. E in questi cespugli ci sono le rupie anche qua. E la spada si trova in questo scrigno. Na 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 na. Spara Kokiri. Equipaggiamola. Ok. E riandiamo a cavoli. Nel buco di prima. Qui. Adesso dovremo prendere tante rupie, 40, per andare a prendere lo scudo. E le rupie si trovano nei cespugli, non questi, quelli, questi qui, questi cespugli. Poi anche andando qua sopra ci sono 5 rupie. Andiamo a prenderle. C'è un mini ponte. Due mini ponte. E c'è questa tizia che ci dice che possiamo parlargli da qua sotto, in teoria. Con ZR. No, con Z. Z del controller, quello da 64. Qua si compra lo scudo. C'è questa tizia che non ce ne frega niente di quello che dice e continuiamo. Poi facendo 3 salti qua si ottengono 5 rupie. Io l'ho già prese prima, quindi non posso farvelo, cioè sì, in realtà l'ho fatto vedere prima, ma vabbè. E adesso andiamo nel cespuglio a cercare le rupie. Sono e io comprei adesso qua forse sopra forse tagliamo questi cespugli No. Sì, anzi, troppo ovvero. Come si fa? Ah giusto, nelle case, in alcune case ci sono dei bowl con
delle rupie, in teoria. Guardiamo. Ah, e questi cosi che si lanciano e dentro c'hanno delle rupie. A volte c'hanno delle rupie. Ok, e infatti 5 rupie. Poi l'altro non credo abbia dato nulla, rilasciato nulla. Ci mancano 3 rupie. E invece di rotolare è meglio agganciare con Z e poi con l'analogico andare a sinistra o a destra, poi cliccare la A, che si va molto più veloce. Qua non ci possiamo andare, ci possiamo andare dopo. Prendiamo le ultime 2 rupie che in teoria sono qua. Sì, ok, eccole. Fantastico, adesso possiamo andare a comprare lo scudo qua dentro. Deku Shield. Scuro Deku. Equipaggiamo lo scudo. Adesso andiamo dall'albero Deku, che si trova qui, passaggio per andarci. Ok. E questo qui non ci farà passare quando non avremo la spada e lo scudo. Ma ora che abbiamo la spada e lo scudo, no, ci fa passare. Dice: cosa, hai la spada e lo scudo, puoi passare, sei protetto. E quindi ci farà passare e andremo dall'albero greco. Sono queste piante che se le uccideremo ci daranno dei pali deboli, dei ramuscelli deboli. Quindi conviene perché più avanti servono. Adesso quello lì non l'ho preso, ma vabbè. Adesso ci dice che se abbiamo abbastanza coraggio da entrare dentro di lui, perché c'è tipo un cattivo dentro di lui, e quindi ci dice: vai a sconfiggerlo, ti prego, se no morirò. Allora Link dice di sì, cioè noi diciamo di sì e andiamo dentro l'albero Deku. Cioè, poi perché l'albero Deku dentro c'ha delle scale? Non ha senso. Non ha senso. Adesso non si può girare delle noci Deku, perché prima erano tipo tesi, erano allungati, quindi li abbiamo tagliati, ci hanno dato dei rami, invece questi hanno delle noci Deku.
E per usare lo scudo usiamo, cioè bisogna usare la R oppure agganciare con la Z e cliccare lo scudo. Possiamo anche muovere mentre usiamo lo scudo. Ok, abbiamo poca vita. Andiamo di qua, abbiamo questo scrigno, dentro ci sarà la mappa se non sbaglio, credo, sì, sì, la mappa del dungeon. E qua vediamo che ci sono, nel muro ci sono dei ragni, delle specie di ragni, chiamati tipo arachnula, arachnule, robe del genere, se non sbaglio. E ci sono delle arachnole speciali chiamate arachnole dorate, e quelle arachnole dorate le potremmo dare a dei tizi, e quei tizi ci allargheranno i portarupie, che sarà molto utile per comprare cose più avanti. Adesso qui dobbiamo, questo qui ci sparerà una noce, dovremo rimandarla, contrattaccare con lo scudo e poi scapperà e dobbiamo andare da lui, e questo ci darà robe e si aprirà la porta che aveva le slave prima e ci lascerà anche un cuore. Andiamo di qua. Ci sarà questa piattaforma. Io consiglio di non andarci per ora. Di salire qua. No. Perché in un'altra stanza ci sono delle rapine dorate. Che poi vedremo. E dentro questo scrigno c'è una fionda. La fionda della fata. E questa fionda ci servirà per ammazzare quelle arachnole. Cioè non è necessaria, cioè è obbligatorio per andare avanti in questa dungeon, però non possiamo ammazzarle solo con la fionda, possiamo ammazzarle anche con la spada, però dato che sono attaccate al muro e in alto non ci possiamo andare e non possiamo attaccarle con la spada, allora l'attacchiamo con la fionda. Adesso clicchiamo uno dei tre pulsanti che vedete in alto a destra, quelli gialli, e io cliccherò questo a sinistra. E per chi è andato sulla piattaforma, con la fionda dovrete tirare una noce tenendo premuto il pulsante giallo e dovete spararli, dovrete rilasciarlo mirando quella scala, e poi quella scala cadrà e potrete riandare lì. Perché la piattaforma, quando ci si sale sopra, cade, crolla e si frantuma in pezzi. Quindi non potete più risalire senza la fionda. Ma li potete sparare alla scala che è là sopra. E così facendo casca e potrete ritornare indietro con la fionda. Adesso andiamo di qua. Ammazziamo queste arachnole. Qui potremmo andare in su in questa arrampicata, perché se ci arrampicheremo senza averle ammazzate verranno incontro a noi e quindi ci faranno cadere, perché ci faranno male, ci faranno cadere. Quindi non andate a sinistra perché non c'è niente e andiamo a destra, al piano di sopra. Qua ci saranno questi arachnole giganti e quando si girano dobbiamo dargli una bella sparata, e così per due volte la ammazzate. Ma
Per ora non mi servirà a nulla, cioè solo per ottenere cuori, roba del genere. Adesso andate qua e equipaggiate un round shell Deku. Poi gli diamo fuoco e con l'altra torcia e accendiamo quest'altra torcia. Per togliere il ramoscello basta dare uno sparato al vuoto. Poi clicchiamo questo pulsante e si solleveranno queste piattaforme che è tempo, quindi se facete in tempo si riabbasseranno come vedete. Poi quella che avete visto che ho ucciso era una raccolta dorata e ci servirà più avanti la sua anima. Scusate, anima. E prendiamo questo cuore e uccidiamo questa raccolta gigante. È mezzo buggata. Cavoli. Ok. Adesso andiamo cavoli cavoli ok, adesso uccidiamo, poi riandiamo qua, riclicchiamo il pulsante, andiamo verso di qua in queste piattaforme senza cadere. Andiamo qua, saranno queste piante carnivore che c'erano altri ramoscelli e uno scrigno con dentro i tamburi, una bussola. Che ci farà vedere in basso a destra le freccette, ovvero c'è la freccetta gialla e la freccetta rossa, che sarebbe la freccetta rossa è dove l'ultima volta dove siamo usciti e la freccetta gialla siamo noi. Beh, adesso uccidiamo una di queste raccoglie gigante. Per liberare quel posto, perché dovremmo buttarci di sotto, perché dovremmo rompere una ragnatela che c'è lì e fate una capriola, se no non si dovrebbe rompere in teoria. Quindi andiamo e rompiamo questa ragnatela. Cavoli, c'era una lacuna di terra molto male. Adesso uccidiamo questa con due colpi. Ok, prendiamo la sua anima e sono caduto. Ah, andiamo qua e adesso dobbiamo andare qua, se non sbaglio. Vero, sì, dobbiamo andare qua. Qua consiglio di mirare l'aracnola dorata lì, saltare e nell'aria. Adesso vabbè, abbiamo cliccato questo bottone. Dicevo, e nell'aria cliccare la B. Adesso uccidiamo la raccolta dorata perché abbiamo fatto un attacco all'aria, nell'aria praticamente. Per prendere la sua anima vi consiglio di fare la stessa cosa, perché aumenta di pochissimo l'allungata del salto. Facciamo così e mi è venuto male ora.
perché miro all'anima. Se dobbiamo fare, cioè aggancio l'anima. Se dobbiamo fare, esatto. Adesso clicchiamo il pulsante, io l'ho già fatto. Poi prendiamo questo scrigno con dentro un cuore. Prendiamo un palo e accendiamo, cioè diamo lì fuoco. E andiamo qua, saltiamo verso di qua e inceneriamo questa ragnatela. Andiamo di qua e ci sarà un altro di questi. Dobbiamo fare la stessa cosa. E questo ci dirà. Aspettate, è venuto male. Adesso lo rifaccio. Ok. Adesso non mi scappi. Ok. E ci dice, se non sbaglio, tipo una sequenza che ci servirà alla fine. Esatto. 2, 3, 1. E dobbiamo ricordarci questa sequenza. Cioè, a me mi è uscito 2, 3, 1, ma a voi può uscirvi, per esempio, 2, 3, 2, 1. Per esempio, è casuale. Adesso dobbiamo, quindi, con la fionda, sparargli a quest'occhio. Andargli qua. Ci sarà questo rullo spinato. Questo rullo spinato. E dobbiamo cliccare questo pulsante e sommergersi. Dobbiamo andare sott'acqua. Esiste il termine sommergersi? No, non penso. Vabbè, dobbiamo andare sott'acqua e cliccheremo il bottone. Così facendo l'acqua, il livello dell'acqua si abbasserà, e così se andiamo in quella piattaforma non ci farà male il rullo. E quindi uscirà bla bla bla. Poi spingere il blocco con la A e con la levetta. Prima dobbiamo uccidere questa gigante. Ok, uccidiamola. Spingiamo il blocco. Non importa spingerlo fino al fondo, ma il necessario, diciamo. Dobbiamo accendere tutte le lanterne, cavoli. Ok, dobbiamo accendere tutte le lanterne. Ok, andiamo qui. C'è questa aracnona gigante. Poi ci sono quei cosi in alto che danno noia quando cadono. E io direi di finire qua il video. Vi invito di nuovo a iscrivervi al canale e a lasciare un like. Ciao.